7. Karma di bambina. Il grido di Lilli fu acuto ed esile, non infantile. Il cane gliel'aveva strappata e addentata. Gettò via la bambola e continuò a gridare, coprendosi la faccia con le mani, sussultando e tremando. Poi sentì lo zio Franco aprirle a forza le dita, prenderla tra le braccia e premerle il viso contro il suo collo. Abbracciandolo, Lilli trasse conforto da quell'abbraccio, finché quella vicinanza la calmò quanto bastava per farle sentire il buon odore che lo zio Franco aveva, di cavalli, sudore e di ferro. Gli ci volle una buona mezz'ora per indurre la nipotina a guardare la bambola e a sbirciare dentro il buco della testa. Le mostrò come funzionavano gli occhi e con quale precisione erano stati montati. «Su, adesso è ora che torniamo a casa», le disse, prendendo Lilli in braccio e ficcando quello che restava della bambola tra il proprio petto e quello di Lilli. «La faremo riparare, eh? Le metteremo un vestitino nuovo e incolleremo di nuovo i capelli, in modo che tu li potrai pettinare come vuoi». Lo zio Franco curava la vasta tenuta del marchese Viotti, ma era sempre stato un uomo di pensiero, o meglio, di anima, nel senso che era certo che tutto ciò che accadeva, anche la bambola stracciata dal cane, rientrava in un ordinamento divino della realtà, in una necessità precisa della vita di Lilli. La nipotina avrebbe dovuto affrontare quella situazione difficile, quel suo karma, di bambina. Ma lui che responsabilità aveva nei confronti della nipotina, pensò lo zio Franco. Aveva la responsabilità di attenuare, per quanto era nel suo possibile, il karma della nipotina e divenne ancora più certo che, non solo nei rapporti con i propri parenti, ma anche con gli altri, doveva fare sempre riferimento alle proprie difficoltà come termine di paragone con le difficoltà degli altri. Doveva tenere sempre a mente questa meccanica io-tu. Lo zio Franco era anche certo che per migliorare questa meccanica occorreva un grande cambiamento all'interno di se stesso. Per questo non parlava mai di questi suoi pensieri alla moglie, quando la trovava in cucina a sbucciare patate. La moglie era una donna ancora piacente, leggermente al di sotto della statura media, ma con un viso acuto e tagliente. Aveva ancora un bel corpo dalla vita sottile che non si era allargata, nonostante i suoi 50 anni, e le faceva accettare volentieri i frequenti rapporti d'amore che le chiedeva il marito. Indossava spesso un vestito di calicò grigio per risparmiare sul rendiconto familiare, che per la sua pochezza le faceva odiare l'agiatezza della famiglia della sorella. Lo zio Franco, invece, non riusciva più a vedere la famiglia come una società che conserva e difende a tutti i costi se stessa e il suo denaro. Per famiglia lo zio Franco intendeva qualcosa di molto più ampio, anche nei rapporti tra gli adulti e i bambini. Ecco perché quel giorno della bambola confessò alla moglie: «Per me Lilli è come una figlia», e attese un commento favorevole della moglie. Ma questo, come sempre, non giunse.